One Eternity Later. Amici e amiche di Spazio Tech, un saluto e un bentornati da Marco sul nostro canale YouTube. Sono veramente molto contento di potervi fare nuovamente compagnia in un video che aspettavo fare con molta ansia e molta felicità. Come vedete alle mie spalle, dopo l'unboxing e dopo aver scoperto il contenuto della scatola, è arrivato il momento di recensire questo TicWatch e Shadow. È una recensione che voglio veramente condividere con voi, perché dopo aver provato per tanto tempo Amazfit GTS, le varie Mi Band, essere tornato ad Android Wear è stato in parte un trauma, scopriremo poi se positivo o negativo. Non perdetevi quindi, dopo la sigla, la mia recensione e la mia videoprova dopo una settimana di questo TicWatch e il mio ritorno in Android Wear. Eccoci quindi qui davanti alla videocamera nuovamente dopo una settimana di utilizzo intenso e quotidiano, ovvero è stato il mio orologio per tutta questa settimana, questo TicWatch e Shadow. È il modello di prima generazione ancora, l'ho trovato su Amazon attraverso un'offerta speciale a circa 83€, è un'offerta lampo, ma è un'offerta che solitamente viene effettuata spesso, quindi non è impossibile ritrovarlo a questa cifra. E magari questa mia recensione, nonostante il tempo passato dalla data di commercializzazione di questo periodo, può aiutare magari qualcuno indeciso di voi nel fare l'investimento o meno. Ci troviamo davanti a un orologio sicuramente di fascia bassa del mercato, però è il prezzo entry level per potersi permettere un'esperienza Android Wear. Questo cosa significa? Che a bordo di questo orologio noi troviamo la versione software di Android per gli orologi, quindi come state vedendo qui vi sto portando all'interno del sistema per farvi vedere che dopo l'unboxing c'è stato subito un aggiornamento e abbiamo quindi qui a bordo la versione 2.12 di Wear OS con tutte le varie applicazioni per i services, sistema operativo su base Android 8.0 per quello che può importare, patch di sicurezza 1 agosto 2018, quindi fa capire tutta l'anzianità fra virgolette di questo prodotto che per quanto riguarda gli aspetti di design si dimostra effettivamente come un prodotto un po' cicciottello e tozzo. Ovviamente lo spessore è veramente tanto, una cassa di dimensioni ovviamente rotonde non contenute, tutto rivestito in gomma, quindi quello che sui bordi potrà aiutare magari in caso di urti e botte e gomma, è un cinturino con attacco e sgancio rapido, quindi si possono acquistare su Amazon tranquillamente dei sostituti per renderlo magari un pochino più esteticamente gradevole. Display è un display di tipo AMOLED, ha la possibilità, come state vedendo in questo momento, di essere sempre attivo, quindi tecnologia always on, ed è un display che si vede parecchio bene. L'unico difetto, questo lo potete vedere magari anche qui, essendo un display completamente circolare, non ci sono ritagli per nessun tipo di sensore, quindi il sensore per la luminosità automatica non è presente, dovrete andare ad agire sempre attraverso la tendina delle notifiche e ad aumentare e diminuire quella che è la luminosità che può diventare effettivamente molto bassa ed effettivamente anche molto alta. Ve lo lascio qui al massimo per il resto della recensione. Dopo avervi parlato di design, di materiali, di sensazioni al tatto, andiamo un po' nello specifico a scoprire il software di questo TicWatch e Shadow. È possibile ovviamente interagire con le varie watch face, ovviamente tenendo premuto si può andare a inserire quelle che sono già preinstallate, ce ne sono di diverse, e ovviamente però essendo un dispositivo dotato di Android OS, di Wear OS, c'è la possibilità di scoprire tanti altri quadranti, quindi oltre a quelli già preinstallati c'è la possibilità di andare direttamente sul Play Store, direttamente dal orologio. Vi faccio vedere anche quello che è il tempo di connessione per darvi
un'idea di quella che è la rapidità dell'orologio, che ovviamente ha già qualcosa come 3 anni circa, se non di più, ma la grande caratteristica di Android Wear OS è il fatto che quasi tutti gli orologi abbiano ancora lo stesso hardware di anni fa. Quindi comprare un orologio attuale significa: io ho avuto in passato un LG G-Watch e un Moto 360 di prima generazione che avevano praticamente la stessa base hardware, quindi i 512 MB di RAM che poi sono diventati 1 giga, e eccolo lì che intanto era attivato, e la possibilità di avere 4 giga di memoria interna per lo storage. Quindi diciamo che negli anni non c'è stato grande investimento hardware nei confronti di questi orologi, che girano comunque ancora bene. Ne parleremo dopo nella mia esperienziale per dirvi come mi sono trovato con questo orologio. L'unico cambiamento è il fatto che è stato inserito uno speaker e il microfono, quindi è possibile andare a riprodurre degli audio direttamente da qui, per esempio con la sveglia, così come anche le chiamate. E dicevamo appunto, quindi watch face, interazione, abbiamo visto già la tendina delle notifiche con la possibilità di andare a settare il risparmio energetico, di andare a impostare il non disturbare, la modalità aereo e la luminosità appunto. Facendo uno swipe c'è la possibilità di avere direttamente a portata di mano l'assistente Google, quindi andando a premere qui si può andare a interagire con delle ricerche vocali, quindi in questo caso sta già ascoltando quello che noi stiamo dicendo, se no attualmente possiamo andare a impostare, ecco qui, delle altre opzioni. L'interazione oltre al touch è relegata a questo unico pulsante che funge da indietro, può essere tenuto a lungo per lanciare un'applicazione, in questo caso ho selezionato l'assistente Google in modalità walkie talkie, se così possiamo dire, e per il resto c'è possibilità con lo swipe dal basso di avere tutte le notifiche che ovviamente sono un punto di forza rispetto alla mia ritroprova di Amazfit GTS, andatevelo a recuperare nelle schede qua di fianco, e per il resto c'è la possibilità di inserire fino a 5 widget con lo swipe dal lato, quindi qui potete poi andarli a selezionare, potete andare poi a decidere quali avere, ecco qui, e se ne possono aggiungere, loro le chiamano schede, un massimo di 5. Questo è il tour software. Poi le watch face sono dinamiche, quindi potete andarle a impostare un po' come volete. Non vi taglio queste parti in modo che possiate capire quello che è la reattività e la velocità dell'orologio, e vi faccio vedere, si vedrà già in controluce, non ho applicato nessun tipo di pellicola su questo display, capirete che non è molto oleofobico, si vede già il tratto delle mie impronte, e quindi diciamo che qui potete decidere un po' voi cosa fare. Nelle impostazioni c'è la possibilità di scegliere nello schermo, nell'audio, l'applicazione notifiche che possono essere residenti nella memoria dell'orologio, quindi possono essere installate semplicemente sull'orologio e non sul terminale Android di riferimento, la possibilità di scegliere le notifiche, come mostrarle, quindi il fatto che compaia un badge qua sotto quando arriva una notifica e che sia sempre costante, che sia per 5 secondi e poi scompaia, oppure che non compaia e vibri solo. Per quanto riguarda la vibrazione, è una vibrazione che si sente, non c'è nessun tipo di problema. Quello che crea semplicemente alcuni problemi, ci sono dei gesti, ovvero l'inclina per riattivare, il tocca per riattivare, i gesti del polso. Purtroppo la gesture della riattivazione da polso normale a girato per essere vista non è sempre reattivissima, quindi ovviamente qui è difficile, però per farvelo vedere mi ricordo che GTS quando veniva tirato su riconosceva comunque la possibilità di essere stato chiamato in causa, mentre invece qui effettivamente qualche volta non c'è quella corrispondenza. In questo caso sì, se no potete attivare il tocco per riattivarlo. Gli stessi gesti possono essere poi anche impostati per, in caso avesse più notifiche, con vari gesti del polso scorrere fra l'una e l'altra. È un software molto ricco, è un software che gira relativamente bene per quello che è l'hardware che permette a questo TQC di muoversi fra un menu e l'altro. Al mattino, così come alla sera, in base alla percentuale della memoria c'è qualche lieve incertezza, così come nel corso della giornata, però è una piattaforma che definirei abbastanza stabile nel suo percorso giornaliero. Quello che non è stabile è l'utilizzo della batteria, e ne parliamo nell'ultima parte di questa video recensione.
la batteria in effetti è l'unico punto dolente, se così si può parlare, rispetto agli altri, ovvero il comparto che mostra un pochino più il fianco, ma è una caratteristica generale di quasi tutti gli Android Wear, perché se impostato in modalità always on, quindi ve lo vado a coprire in modo che l'ora rimanga sempre visibile, come ho fatto io, la giornata viene coperta con, vi faccio l'esempio della mia giornata tipo, viene tolto dalla carica alle 6:30 circa del mattino e fino alle 10:30 vi ritroverete con un 10% di batteria. Notifiche ovviamente sempre attivate, utilizzo normale da wearable con tutte le notifiche che per il blog mi arrivano, quindi tante notifiche. Se viene disattivato l'interfaccia always on del display, l'utilizzo cambia ma non radicalmente, nel senso che riuscirete ad ottenere una mezza giornata in più, non arriverete comunque in ogni caso con la doppia giornata e quindi la batteria in ogni caso vi obbligherà a caricarlo tutti i giorni. È un grande difetto di tutti gli Android Wear. Qui pensavo che, nonostante lo spessore maggiore, ci potesse essere stato spazio per una batteria un pochino più capiente, in realtà la giornata è il limite massimo per utilizzarlo anche durante la seconda giornata, veramente in uso stress. Esiste poi la possibilità di attivare un risparmio energetico, vi faccio vedere qui quelle che sono le impostazioni che vengono disattivate e ovviamente questo fa sì che la batteria possa in parte reggere di più, però perdiamo praticamente tutte quelle che sono le funzionalità smart, eccetto le notifiche e ci sono un po' troppe rinunce da fare per dire ho un orologio smart al polso. Questo era il mio racconto, chiudiamo con le conclusioni e vi faccio sapere se lui rimarrà ancora al mio polso o magari verrà sostituito da qualcos'altro. Che dirvi quindi di questo TicWatch E? Già il fatto che la piattaforma hardware sia la stessa di tanti anni fa, dei primi modelli Android Wear, fa capire quelle che sono secondo me le principali criticità di un software che non è stato in grado nella sua complessità, quindi non solo le funzionalità che sono ben presenti, ve le ho fatte vedere, non solo la piacevolezza d'uso che effettivamente è presente, ma una batteria che sia in grado di durare per più giorni come le controparti magari Apple in parte e Samsung con i suoi Tizen, che reputo forse il miglior compromesso per chi cerca un orologio smart da polso, un Android Wear che non ha ancora capito che direzione vuol prendere, cosa vorrà fare da grande. Questo TicWatch E non posso dire che non mi sia piaciuto, non è stato per me un problema, non lo è per me un problema dover ricaricare l'orologio tutti i giorni o la possibilità accanto al telefono di poterlo caricare. Potrebbe essere un problema per quello che riguarda i viaggi, per quello che riguarda magari dover stare via più giorni e doversi portare un caricatore a sé stante, perché come avete visto nella fase di unboxing è un caricatore proprietario, però diciamo che il fatto che non abbia nessuna peculiarità unica fa sì che si possa perdere insieme a tanti altri. Ve lo consiglio solo se acquistato a determinate cifre, come l'ho trovato io, c'era magari al Black Friday sui 100 €, l'ho trovato io in una promo lampo sugli 85. Non vi consiglio di spendere tanto di più in un Android Wear, magari ci sono i Fossil che sono veramente molto belli sui 200, 250, 300 €, ma che alla fine restituiranno un'esperienza generale molto simile a questa, quindi se volete togliervi lo sfizio valutate bene quelle che sono le vostre esigenze, mettetele magari in parallelo con la mia recensione per capire quali sono i difetti che non riuscireste a sopportare. Per il resto è un prodotto che non mi ha lasciato a piedi, le notifiche sono assolutamente il suo punto forte, si può rispondere anche vocalmente o con la mini tastiera che compare sullo schermo, è un buon punto di avvio, però rimango dell'idea che i Samsung Tizen siano i Gear i migliori compromessi, come ho detto prima. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto della recensione, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, lasciare un bel like se questa recensione vi fosse piaciuta, nel box dei commenti fatemi tutte le domande del caso su questo orologio, veniteci a trovare anche sui nostri social, Instagram e Facebook, dove potete avere in anteprima tutte le novità che arriveranno nel corso delle prossime giornate, anche qui su YouTube, veniteci a trovare su Telegram, gruppo aperto di Spazio iTech e un saluto al gruppo Malati di Smartphone Telegram. Ci vediamo al posto video. Un saluto da Marco. Ciao!